I poemetti e il vischio. Stiamo adesso per introdurre le raccolte poetiche dei poemetti, che sono due raccolte poetiche. Si intitolano I primi poemetti e i nuovi poemetti. E poi stiamo per leggere, parafrasare e commentare la poesia e il vischio tratta appunto da questa raccolta. Dopo le mirice, anzi, come abbiamo spiegato più volte, si può dire quasi contemporaneamente alle mirice, Giovanni Pascoli sperimenta in campo poetico nuove forme diverse, alternative rispetto a quelle delle mirice. Anzitutto, le poesie dei poemetti sono più ampie. Utilizza una metrica diversa, che è poi quella della terzina dantesca, le rime incatenate, la terzina dantesca, molto più ampi, molto più lunghi, no? Avete visto, vi ricordate la volta scorsa ai Puffini dell'Adriatico, una poesia molto breve, no? Queste invece sono poesie molto più distese, molto più lunghe. Inoltre sono poesie in cui si racconta, no? Quindi sono, per esempio, in questa poesia che adesso leggeremo, ci sono proprio Giovanni Pascoli e la sorella Maria, detta Mariù, i loro ricordi, sono molti i ricordi del passato, spesso abbastanza inquietanti, che emergono in queste poesie dei nuovi poemetti. La campagna è idealizzata. Questa è una differenza rispetto a Giovanni Verga. Anche Giovanni Verga ci rappresenta gli ideali tradizionali, vi ricordate l'ideale dell'ostrica, di Padron Ntoni, eccetera. Però nello stesso tempo ci fa vedere che in queste plebi comunque sono presenti passioni o istinti distruttivi in alcuni casi o inquietanti, cioè non tace il male, come dire, non tace gli aspetti negativi di queste classi sociali. Al contrario, invece, Giovanni Pascoli, in base alla sua ideologia, esalta queste classi sociali, ad esempio la classe sociale del piccolo proprietario terriero, del contadino. Si è parlato, a proposito proprio dei poemetti, di un vero e proprio romanzo georgico. Abbiamo già sottolineato le analogie che ci sono, da un punto di vista spirituale, fra Giovanni Pascoli e Virgilio. Quindi anche per questa esaltazione della vita semplice, tranquilla, di campagna, delle persone che si accontentano di questa vita modesta, al contatto con la natura. La celebrazione della piccola proprietà, l'abbiamo già ripetuto più e più volte, uno dei temi classici dell'ideologia, insomma, pascoliana. Recuperare i valori tradizionali e autentici, la solidarietà familiare, il nido, no? Gli affetti, la laboriosità, la bontà, la purezza morale, la schiettezza, la semplicità, la saggezza. Questi sono i valori della campagna da contrapporre implicitamente a quello che avviene in città, il progresso, la città dove vengono disattesi tutti questi valori, no? Non c'è più la bontà, no? Ma c'è la legge del più forte, no? Ecco, si tratta però quindi di un'utopia regressiva, cioè in un certo senso è come se Pascoli volesse tornare indietro nel tempo, è nostalgico, quindi esalta i momenti del passato, no? In cui appunto non vi era ancora questo progresso che stava avanzando, no? Quindi esaltazione del mondo rurale, idealizzato e idillico. Ignora gli aspetti più crudi della realtà popolare, mentre invece Verga li rappresenta. Verga rappresenta gli aspetti più crudi della realtà popolare. Non so se vi ricordate la lupa che viene poi ammazzata dal genero, piuttosto che, insomma, altre novelle che non abbiamo letto, La libertà, ma anche nello stesso Rosso Malpelo, come dire, ci sono aspetti che di una certa violenza, oppressione, eccetera. Il più violento è la libertà, però noi non l'abbiamo letto questo racconto della libertà. Invece Pascoli tace queste cose. L'inquietudine, per esempio, non c'è nelle lotte di classe fra uomini, ma c'è nella natura stessa. La natura è presente anche nei poemetti, assolutamente. Non occupa tutta la scena quasi come avviene nelle mirice.
ma è presente proprio negli aspetti più inquietanti, vedremo. La poesia dei poemetti è una poesia tipicamente espressionista, cioè una poesia in cui viene rappresentata la realtà, ma viene rappresentata la realtà in tutti questi aspetti, appunto, vi dicevo, inquietanti, tenebrosi, nel senso che nascondono dei misteri. La realtà nasconde un mistero che è spesso un mistero inquietante, che rappresenta violenza, insomma, che simboleggia la morte. Ci sono nella poesia di Pascoli, soprattutto in questi componimenti, riferimenti classici a Omero, a Esiodo e poi ovviamente a Virgilio, come vi stavo dicendo. Ecco, ci sono svariate tematiche, no? Nei poemetti. Anzitutto abbiamo detto la vita della campagna, no? E quindi alcune di queste poesie sono dedicate ai momenti topici, insomma, del lavoro dei campi all'interno dell'anno, come la sementa, la fiorita, quindi la semina, la fioritura, la mietitura. Poi però ci sono altri temi, altre tematiche all'interno di questi poemetti. Dicevamo quindi le altre tematiche, gli altri temi presenti nei poemetti. Anzitutto quelli che sembrano più interessanti, originali, no? Cioè quelli torbidi che vedremo subito nella poesia del Vischio e poi c'è nella poesia Digitale Purpurea. Probabilmente questa poesia non la leggeremo. Però rappresenta, cioè, praticamente c'è una storiella, no? Di quando appunto in un collegio le educande è proibito a queste educande andare vicino a un fiore, che è definito il fiore della morte, che è la digitale purpurea. E un giorno invece una di esse va vicino a questo fiore. Tutta questa scena, questa scenetta, questo raccontino è appunto rappresentato in questa poesia digitale purpurea in un modo estremamente inquietante. E la stessa cosa avviene anche nella poesia Suor Virginia. Poi invece nell'Aquilone c'è il ricordo dell'infanzia, questa volta un po' meno inquietante, anche se pure nell'Aquilone c'è una storia tragica, triste, no? C'è la storia di uno dei compagni di Giovanni Pascoli che poi perse la vita, morì molto giovane. La poesia L'Aquilone, in un certo senso, richiama dal punto di vista della tematica a Silvia di Giacomo Leopardi. Poi c'è una poesia sull'emigrazione, che è la poesia Italy, quindi il racconto di una bimba che è figlia di immigrati italiani in America, è costretta a passare un periodo di convalescenza in Italia. Ma mal si adatta al paese e continua a parlare in inglese oltretutto e capisce solamente l'inglese. Italy, tra l'altro, è una delle poesie più interessanti dal punto di vista del pastiche linguistico, in quanto in questa poesia, oltre all'italiano, c'è l'inglese e c'è anche l'inglese italianizzato. E infine, la vertigine, con l'angoscia che si esprime di fronte all'immensità dell'universo. Ma leggiamo adesso la poesia Il Vischio, tratta dai poemetti, pubblicato nel 1897 nei poemetti e poi nelle successive edizioni. È una poesia di cui ci parla la stessa Maria, poi, una volta morto il fratello, scrisse una biografia di Giovanni Pascoli. All'interno di questa biografia si trovano le parole che noi adesso leggeremo. Dice infatti Maria: Ricordo che, dopo vari giorni di pioggia che ci aveva tenuti in casa, andammo insieme una mattina di sole a fare un giro nella chiesa e vedemmo fra i molti alberi in fiori o prossimi a fiorire o già fioriti, avendo i petali in terra, un pero che non aveva né fiori, né boccioli né petali caduti, ma sui rami dei grandi ciuffi di vischio. Il povero albero evidentemente languiva sotto il carico di quella vegetazione parassitaria. Dopo
Giovanni ci fece su molte considerazioni e molte allusioni al suo triste stato e concepì il poemetto che gli uscì fresco fresco dalla penna. Ecco l'espressionismo pascoliano. La realtà è colta nei suoi aspetti più inquietanti. Io mi sento come un pero che ha perso ormai le sue foglie, i suoi frutti, eccetera, e che è quasi oppresso da un vischio, pianta parassitaria, che mi impedisce, quasi mi soffoca. Perché Giovanni Pascoli sente così la sua vita, si sente quasi soffocato, impedito, bloccato, chiuso da tutti i punti di vista, no? Sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista delle sue aspirazioni sentimentali. E così, in un certo senso, si rivede in questa pianta, in questo pero oppresso dal vischio, no? Però non lo dice esplicitamente, ci sembra solamente descrivere una realtà, ma è chiaro che descrivendo questa realtà, in realtà lui esprime le sue angosce, i suoi tormenti. Ecco, capite in cosa consiste l'espressionismo pascoliano. Non li ricordi più, dunque, i mattini meravigliosi. Si rivolge il poeta alla stessa sorella, si rivolge a Maria. Non ti ricordi quei bellissimi mattini di sole meravigliosi di marzo? Fantastici, pieni di vita, pieni di colori, nuvole ai nostri occhi, rosee di peschi, bianche di susini parvero. Gli alberi, in questo rigoglio primaverile, ci apparvero come delle nuvole piene di fiori, cioè tutti pieni, fitti fitti di fiori colorati, rose di peschi, cioè i peschi sembravano come delle nuvole rosa, no? Per via dei loro fiori rosa, bianche di susini come delle nuvole bianche, un'aria pendula di fiocchi o bianchi o rosa, o l'uno e l'altro. Ecco, i petali bianchi e rosa dei fiori sembravano pendere nell'aria, l'aria era pendula, no? Quindi cadevano giù questi bellissimi fiori rosa e bianchi. E in certi punti prevaleva il bianco, in certi altri il rosa e altrove invece tutte e due, insieme. Meli, floridi peri, gracili albicocchi. Ecco, notate anche il procedimento analogico, l'ellissi del predicato, proprio a indicare proprio il simbolo. Diventano un simbolo questi fiori, queste piante, questi alberi, diventano un simbolo. Per il momento essi sono un simbolo di felicità, un simbolo radioso. Tale quell'orto ci apparì tra i veli del nostro pianto. Effettivamente noi conduciamo un'esistenza dolorosa. Quindi i veli del nostro pianto allude alla situazione, alla condizione triste e dolorosa dei due fratelli di Giovanni e di Maria che hanno perso i genitori e che hanno perso molti fratelli e in generale la loro esistenza così sofferente, chiusa. Così però quell'orto, cioè quel giardino, ci sembrò quasi per un attimo anche a portare una vena di serenità nella nostra vita un po' tormentata. E tenne in sé riflessa per giorni un'improvvisa alba dei cieli. Cioè, questa fioritura tenne riflessa, quindi produsse, sembrò quasi riflettere i colori dell'alba per un certo numero di giorni. Era, sai, la speranza e la promessa quella. Ora, guardare questi alberi tutti in fiore aveva generato nel poeta e nella sorella una speranza, la speranza della primavera, la speranza che le cose potessero andare finalmente meglio. Ecco. Notate, ovviamente, la disposizione delle parole, l'enjambement, per esempio, vabbè. Il dimostrativo quella, così isolato all'inizio del verso. Ma l'ape dai suoi bugni uscita
pasceva già l'illusione. Ma l'ape, uscita dagli alveari, si nutriva di quei fiori. Ecco qua ci viene in mente Gelsomino notturno, cioè accade spesso nelle poesie di Giovanni Pascoli che i fiori siano violati, che subiscano delle violenze. I fiori sono simbolici, appunto Gelsomino notturno, ad esempio, come ben sappiamo, è simbolo del organo femminile della riproduzione. Onde essa fa come io faccio il miele di sua vita. Per cui l'ape fa, cioè nel senso tira fuori, come faccio io, il miele di sua vita. Il poeta, come l'ape, fa di quell'effimera fioritura dell'illusione il miele che addolcisce la sua vita. Cioè, per un attimo quindi c'è una dolcezza, qualcosa che addolcisce una vita così tormentata come quella del poeta, esattamente come l'ape che succhia, che si nutre di questi fiori. Seconda parte. Una nube, una pioggia. A poco tornò l'inverno. Cambia totalmente lo scenario. Finiti questi giorni di sole radiosi, arriva la pioggia e sembra tornare l'inverno. E noi sentimmo, chiusi per lunghi giorni, brontolare il fuoco. Sono costretti ad accendere nuovamente il focolare per riscaldarsi, perché la pioggia ha portato con sé anche un calo delle temperature. Sono costretti in casa, prima invece erano usciti a vedere questi fiori. Sparvero i bianchi e rossi alberi, infusi dentro il nebbione. Così, nascosti dentro la nebbia fitta di questa pioggia che non faceva più vedere niente, persino quegli alberi non, che erano fioriti, quasi quasi non si riconoscono più. Scompaiono, sparvero, no? Notate anche qua la posizione in rilievo all'inizio del verbo, sparvero, no? E per il cielo smorto era un assiduo sibilo di fusi. La pioggia era talmente stridente, fastidiosa, c'era un rumore fastidioso, esattamente come quello dei fusi, cioè di quando si fa la lana. Ecco. E piove, il sole, onde mai sorto, brillò di nuovo al suon delle campane. Tutto era verde, verde era quell'orto. Continuò a piovere per tantissimi giorni. A un certo punto, non si sa bene da dove, onde era mai sorto, il sole fa nuovamente capolino in mezzo a quell'orto, cioè a quel giardino. Notate però il chiasmo, tutto era verde, verde era verde, verde era, la ripetizione, eccetera. Il suono delle campane si trova in altre poesie anche di Giovanni Pascoli come La mia sera. Dove le branche pari a filigrane, dove le branche pari a filigrano? Dove sono andati a finire quei rami tutti pieni di fiori, fitti fitti, come fossero una rete? Non ci sono più. La pioggia ha fatto cadere molti petali e quindi ha smagrito e spogliato i rami dai fiori. Tutti i petali a terra. È stata una pioggia insistente e tutti quanti i petali dei fiori sono lì per terra. E sull'aurora noi calpestammo le memorie vane, ognuna con la sua lacrima ancora. E sull'aurora quindi noi calpestammo il ricordo, cioè calpestammo nel senso i fiori erano per terra e noi quindi camminando in questo giardino continuavamo a calpestare la memoria di quei mattini meravigliosi dell'inizio della poesia. È rimasto solamente il ricordo. I fiori non sono più sugli alberi, sulle piante, ma sono tristemente per terra. Possiamo solamente calpestarli. Ognuna con la sua lacrima ancora. I petali recano ancora le gocce di pioggia. Le gocce di pioggia sono quasi lacrime, quasi umanizzate, no? E sono quei procedimenti simbolici che abbiamo visto anche in D'Annunzio.
l'umanizzazione della natura, cioè questi petali e l'acqua della pioggia che è rimasta ancora su di loro sono paragonati a delle lacrime. Ricordi, io dissi, o anima sorella, vivono, e tu saprai che per la vita si getta qualche cosa anche più bella. A questo punto i due fratelli, quindi passando per quest'orto, si scambiano delle parole. E Giovanni dice a Maria: ti ricordi cosa ho detto? Questi alberi vivono. Cioè, questo è il ciclo della vita. Cioè, rassegniamoci. Per forza i petali sono per terra, perché così vuole la natura. Del resto, se non cadessero i fiori, non potrebbero neanche nascere i frutti. So, è vero. Queste sono le leggi della scienza. Affinché gli alberi facciano frutto, è necessario che cadano i fiori. Tu saprai che per la vita, affinché la vita continui, ma sappiamo sin da Leopardi, no? Che la natura continua a vivere, spesso però anche travolgendo, ai danni nell'uomo, dici tu giustamente, o comunque travolgendo qualcosa con sé, no? Perché continui a vivere essa, la vita, eccetera, c'è qualcosa invece che muore, no? Si getta qualcosa, anche più bella. È necessario questo, sono le leggi necessarie della vita. La sua lieve fiorita d'ali è la lieve fioritura di quei fiori bellissimi, bianchi e rosa, che è stata sacrificata per questo scopo superiore, affinché la vita potesse continuare ad essere, a crescere. Attenzione però, questa fioritura, dice una fioritura d'ali, è bellissima questa parola, perché all'interno della parola ali ci sono molte connotazioni. C'è la connotazione dell'illusione, cioè l'ala è qualcosa che ci fa volare e quindi ci fa sperare. Però nello stesso tempo è qualcosa che può cadere, e così come questi petali sono caduti per terra. La pianta che ai suoi rami vede i mille pomi sizienti, addita per terra i fiori che all'oblio diede. Quindi la pianta che vede i suoi frutti assetati dalla linfa, dall'alto dei rami, addita per terra i fiori che ha lasciato ormai la dimenticanza, di cui ormai si è dimenticata. Attenzione quindi, Giovanni e Maria vedono queste piante che, è vero, hanno ai loro piedi questi fiori caduti, ma che sono ricche di pomi, cioè di frutti. La pianta che ai suoi rami vede i mille pomi sizienti, sizienti, da sitiens proprio in latino, che sono assetati di linfa. Addita per terra i fiori che l'oblio diede. Non però questa, io mi interruppi. Attenzione però, fra le varie piante ce n'è una che cattura l'attenzione particolare del poeta. Questa che non ha frutti ai rami e fiori al piede. Infatti, il poeta vede una pianta diversa da tutte le altre. Grazie alla descrizione di Maria, sappiamo che si tratta di un pero, che però non ha né fiori ai piedi né frutti sui rami. Stava senza timore e senza festa. Quella pianta, quindi, non aveva partecipato alla festa, tra virgolette, della fioritura. E quindi neanche dopo aveva temuto la tempesta. Rimasta quasi indifferente, no? A quello che era avvenuto in precedenza. E senza inverni e senza primavere quella. Sempre uguale quella pianta, cioè non muta di aspetto, sia d'inverno sia in primavera. Cui non avrebbe la tempesta tolto che foglie nate per cadere. La tempesta avrebbe potuto solamente sottrarre a questa pianta delle foglie già destinate a cadere. Albero ignoto, io dissi, non ricordi? Ecco, come vedete, nei poemetti ogni tanto
c'è questa interlocutrice, si racconta, si dialoga, no? Tutte cose che appunto nelle mirice non c'erano. Albero strano, che nel tuo fogliame mostri due verdi e un gialleggiar discordi. Ecco, dov'è il mistero di quest'albero? È che in realtà è un albero in due alberi, sono due le piante lì. E lo si capisce dal fatto che ci sono foglie di due colori diversi. E quando ingialliscono, queste foglie ingialliscono con due gialli diversi, no? Gialleggiar discordi. Albero tristo, c'hai diverse rame, foglie diverse. Notate il chiasmo, diverse rame, foglie diverse. Ottuse queste, acute quelle, e non so che rei glomi e che trame. Quindi l'albero che adesso sta descrivendo Giovanni Pascoli è un albero tristo, quindi triste e anche un po' malvagio, anche un po' cattivo, perverso, soprattutto l'albero del vischio, che è appunto questa pianta parassita che ha esautorato, che ha oppresso il pero, che hai dei rami e delle foglie diverse, anche con la forma, dalla forma completamente diversa. E non so che rei glomi, i glomi quindi dal latino glomus sono dei gomitoli, rei, reus, anche questo è latinismo, malvagi quindi. E che trame? Albero infermo della tua salute. Notate anche l'anafora, albero, albero, albero. Albero infermo della tua salute. Quindi ammalato proprio a causa della tua salute. In questo modo, infatti, quest'albero ha consentito al vischio di attecchire e di prosperare. Albero che non hai gemme fiorite, albero che non vedi ali cadute. Ci si riferisce a quelle ali cadute, abbiamo già visto, no? Quella immagine, quella metafora delle foglie che erano rappresentate quasi come delle ali cadute, no? No, invece questo pero non ha né gemme e neppure fiori che cadono. Albero morto che non curi il mite soffio che reca il polline, né il fischio del nembo che flagella aspro la vite. Questo albero è del tutto indifferente quello che accade. Per esempio, non si preoccupa neanche del mite soffio dei venti primaverili, quelli che portano con sé il polline, e neanche del fischio del nembo, quindi della perturbazione, della tempesta, che flagella e che imperversa quindi sulla vite. Ah, sono in te le radiche del vischio, in te sono le radici del vischio. Qual vento d'odio ti portò, qual forza cieca o nemica ti inserì quel molle piccolo seme nella dura scorza? È successo qualcosa nel passato. È successo che il seme del vischio ha trovato posto all'interno della corteccia del pero e da lì poi piano piano, piano piano, piano piano è cresciuto. Tu non sapevi o non credevi. Cioè, il pero, anche qui umanizzato, non si è reso conto in un primo tempo del male che stava penetrando in sé. Ripeto, cosa vuol dire descrizione espressionistica? Vuol dire che in questo pero ferito e che inizia a covare dentro di sé un seme di morte e di distruzione, Pascoli vede se stesso. Le vicende della sua vita sono come dei semi amari che hanno iniziato poi a opprimerlo sempre di più. Tu non sapevi o non credevi. Ehi volle. E quindi questo vischio rappresenta, viene rappresentata la forte volontà di distruzione, la potenza di questo vischio. Ti solcò tutto con le sue verdi vene. Fimo si fece delle tue midolle. Cioè, si è nutrito, ha reso concime le tue midolle. Quindi il vischio parassita si è nutrito dell'albero, delle parti interne dell'albero, e tu languivi, e intanto tu incominciavi a
come se anche qui questo languire, però è anche un verbo questo che umanizza molto questo pero. E la bellezza e il bene t'uscia di mente. Ormai non potevi più pensare né alla bellezza dei fiori, né al bene, quindi alla produzione dei frutti. Né pulsar più fuori gemme sentivi di tra il tuo lichene. Percepivi ormai che non uscivano neanche delle gemme in mezzo appunto alla scorza dell'albero. E crebbe e vinse il vischio, questa pianta parassita, crebbe a tal punto di vincere la lotta con il pero. E tutti i tuoi colori, tutte le tue suavità, col suco dei tuoi pomi e il profumo dei tuoi fiori sono una perla pallida di muco. E quindi tutti i colori dei fiori, del pero, le dolcezze, quindi il profumo, anche il succo del denso, della, il succo della, scusate, della pera, insomma, del suo frutto, il profumo dei fiori, tutto quanto è stato sostituito, è diventato una perla pallida di muco, la bacca del vischio dal succo denso e appiccicoso. Due anime in te sono, albero. Senti più la lor pugna quando mai t'affisi nell'ozioso mormorio dei venti? Quindi, albero, ci sono due anime dentro di te. Senti che combattono, sono in lotta fra di loro. Quando ti concentri in te stesso, mentre il vento mormora. Quella che aveva lacrime e sorrisi, che ti ridea col labbro dei boccioli, che ti piangea dai palmiti recisi. La pianta ha due anime, quindi ancora, diciamo, un processo di umanizzazione. Ha due anime dentro di sé, l'anima buona e l'anima cattiva. L'anima buona, quella del pero, è quella originaria, quella che aveva lacrime e sorrisi, quella che ti rideva, che rideva col labbro dei boccioli, cioè attraverso i boccioli, che sembrava piangere dai palmiti, quindi dai tralci potati, e che d'amore abbrividiva ai voli d'api villose, e che fremeva d'amore mentre le api ronzavano intorno alle fronde, già se stessa ignara, ormai, scusate, già se stessa ignora. Ormai ignora se stessa, quell'anima languente e morente. Tu vivi l'altra. È l'altra anima, quindi l'altra pianta, il vischio, la parte malvagia. Però, scusate, no, è interessantissima questa descrizione, che è una descrizione che ci potrebbe far riflettere sul doppio, sul mostro. Potrebbero venirci in mente, ad esempio, testi letterari, in particolar modo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, come dire, dentro l'uomo, se non il Visconte dimezzato di Italo Calvino, cioè dentro l'uomo c'è una parte buona, una parte cattiva, così come dentro quella pianta, no? C'è la parte buona originaria che però ormai è completamente oppressa dalla parte malvagia. E sempre più ti involi da te, fuggendo immobilmente, e quindi sempre più ti allontani dalla tua natura originaria, fuggi te stesso, anche se rimani immobile, fuggendo immobilmente. Notate questo ossimoro, diciamo, questa antitesi, no? Ed ora l'ombra straniera, cioè l'ombra estranea, l'ombra del vischio, della pianta parassitaria, è già di te più forte, è diventata più forte della pianta che l'ha nutrito, più te. Quindi ormai persino il pero ha assunto le caratteristiche del vischio. Il pero, in un certo senso, è diventato malvagio lui. Sei tu che gemmasti allora, che ora distilli il glutine di morte. Sei tu, pianta,
pianta del pero, che un tempo mettevi gemme e fiori, eccetera, che ormai sei trasformata. Vi ricordate che avevamo letto nel verso 13 della quinta strofa: sono una perla pallida di... Ormai non si riescono più a distinguere queste due anime, si sono compenetrate l'una nell'altra, e la pianta è diventata tutta quanta una pianta malvagia, una pianta maligna, che distilla il glutine, questa materia collosa. Vi ricordate, prima abbiamo visto il muco, adesso è il glutine di morte, che serve a catturare gli uccelli, quindi a dare morte. È chiaro quindi che, descrivendo questa pianta, in realtà Giovanni Pascoli descrive le parti più intime, nascoste e torbide della proprio inconscio. Quindi possiamo vedere un'analogia sicuramente fra questa pianta e la digitale purpurea, che però non leggeremo, un altro brano. Fiori del male, quindi ci viene in mente Baudelaire, e quindi tante altre suggestioni che sono presenti anche nella letteratura decadente e simbolista, europea. Quindi sicuramente una poesia molto intensa e significativa, più quasi per quello che sottace, cioè per quello che è sottinteso, no? Che non per quello che dice esplicitamente. Altri video didattici su a tutta scuola.it.